Quando SpongeBob e Patrick si risvegliano dal loro dolce sogno di gelato e noccioline, scoprono di essere prigionieri del ciclope. Come saprai, gentile spettatore, ma non è proprio così. Prima sono là dentro e poi sono sul tavolo. E avevano scoperto il suo orribile segreto. Città della Conchiglia non era altro che un negozio di souvenir. Chi veniva catturato era seccato e trasformato in un fetente soprammobile. Fetente! Era proprio ciò che stava accadendo ai nostri due amici. La situazione sembrava essere assolutamente disperata. Ma furono salvati da una lacrima di Goofy Goober, oltre che da un sistema di irrigazione ben piazzato. La corona di Re Nettuno era vicina, ma i nostri eroi dovevano ancora fuggire dalle insidiose profondità. Quella è un'immagine PNG di SpongeBob classica. Il ciclope. Missione di fuga? Occhio a palle fetenti soprammobili. Questa è Città della Conchiglia. Che posto orribile. Ma tranquilli, deve esserci un'uscita. Ah, è la solita cosa con la vasca classica. Credo, eh. Bel lavoro con la corona. Grazie. Stai scherzando? È stato facile. Come no? Sì, siamo dei veri uomini. Siete quasi morti. Allora la vostra disperazione? La disperazione? Tutti quei pianti? Signorina, deve confonderci con qualcun altro. Non importa, non c'è tempo da perdere. Trovate un'uscita, superate il ciclope e tornate al Krusty Krab 2. Certo. Ma sulla corona, ma... Un rubinetto, ok. Dobbiamo aprire rubinetti? No, d'accordo. A parte che questo più che un tubo dell'acqua sembra... la schiena di un serpente. Siamo sopra Sharon. Ok, quindi cambiamo tubo. Ok, allora credo ho visto una stella marina che aveva la stessa faccia di Patrick. Dicevo, credo che ogni tubo abbia un rubinetto. Esatto, quindi ok. Non so se è stato giusto quello che abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque. Cavolo. Ok, qua ho fatto il giro. Dobbiamo trovare adesso il terzo e ultimo rubinetto. Eccolo qui. Tutti i rubinetti sono aperti. Quindi missione compiuta? Sayonara. Sayonara. Aia. Io vorrei andare su quello rosso però, eh. Cacchio, questo non l'avevo visto. Dobbiamo andare sul tubo rosso. Non so in che modo. Torna a casa. Ma ci dobbiamo arrivare, Dio mio. Qua era, è stato vicino alla morte proprio. Ah, ok, dovremmo esserci. Questo ci servirà. Dobbiamo solo capire come arrivare sul rosso. Quindi, dal giallo non ci arriviamo. Ecco qui. Dobbiamo fare un po' di attenzione. Però aspetta, dal giallo io ho visto che potevamo salire su un altro pezzo, ovvero là sopra. Vediamo se ce la facciamo. Ecco qui. Ok, no, mi sa che torniamo indietro di qua. Cavolo, complicata sta strada, eh. Io intanto continuo a proseguire nella speranza di non creparci, mentre lui intanto ci fa solo peekaboo. Ecco qua. Allora, il tubo rosso. Aia. Non vorrei che ci arriviamo solamente dal verde. Sai che mi sa... Che è arrivato a questo punto mi sa di sì. Guarda la tua faccia! Allora, proviamo a rimanere qui. Sayonara. Proviamo. Esatto, a rimanere su questo pezzo. Ok. Credo di aver capito. Dobbiamo proseguire sul verde, poi forse salire sul mobile.
Riproviamoci ancora una volta. Seguiamo questa strada. Andiamo sul giallo, poi dal giallo dovremmo salire sul mobile che abbiamo visto. Eccoci qua. Dai, dovremmo esserci. Forse. Credo aver capito la strada, spero. Ecco qui. Più che altro non siamo ancora riusciti a salire sul rosso. Non siamo riusciti ancora a salire sul rosso. Però da questo lato, ecco qui. Ok, checkpoint, fantastico. Quindi era questa la strada giusta. Ci siamo, credo, spero. Va bene, non importa, siamo arrivati al checkpoint. Siamo comunque arrivati al checkpoint. Che comunque... siamo passati dai tubi d'acqua ai tubi elettrici, dai. Ma che mica è semplice, riuscire a capire quale strada dovevamo fare. Dio mio, che acrobazie. Allora, dove siamo? Ok, una lampada. Ok, quindi si è aperto un passaggio. Noi siamo arrivati da qui. Però adesso almeno la lampada dovrebbe essere rimasta giù. Non lo so, spero. Sì, è ancora giù. Questo vuol dire che possiamo, esatto, andare di qua. E da qui andiamo sul tubo blu. Anzi, prima mi sa che arriviamo al tubo giallo, vero? Dall'altro lato. Madonna mia, complessa sta strada, Ti dico che se possiamo la evito come seconda strada per fare altre monete. Perché se c'è una prova a tempo con questa, apriti cielo che riusciamo a farla facile in tempo, tra l'altro. Ok, ci manca solo un'ultima lampada. E credo proprio che sia lì. Ecco qua. Vediamo se l'abbiamo presa nel modo giusto. Io sto girando totalmente a caso, non so se si è capito ormai. Tesoro. Ho trovato un tesoro. Se riesco. No, non riesco. Venite a prendermi. Ok, però adesso non so dove dobbiamo proseguire, sai? Ok. Tutte le lampade sono cadute. Ok, dobbiamo salire fino a quell'arancione ora. E come ci arriviamo? In teoria da qui, giusto? Ok, sì. In teoria appunto da lì, dicevo. Però almeno ci siamo. Sì, gioco, l'ho visto, grazie. Sai che mica è facile riuscire anche solamente a prendere tutte quante le casse. Mica è semplice. È bello complicatino sto gioco. Cioè, non a livello estremo comunque che ti annoia farlo. Però mica tanto semplice, sai? Tipo qua. Ah, cavolo, l'ho mancato. Questo è palese che ti devi buttare di sotto per prenderlo. A sto punto voglio farlo. Ok, andiamo a prenderla. E ci buttiamo di sotto. Ok, ora che non abbiamo più nulla da prendere e da perdere. O meglio, in realtà c'era ancora qualche cesta di sotto, però adesso possiamo proseguire senza neanche troppi risentimenti. Ecco fatto. Avete lasciato un cumulo di rottami dietro di voi, ma ce l'avete fatta. Quindi ecco il premio. Non so, insultami anche dopo che ho raccolto la cacchio di corona di tuo padre, ma vabbè. Dammi sta medaglia. Pensa a te. Uno salva anche il regno e viene insultato.